mesto che parto. E la vita, e la vita ne vera, ne vera. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Buonasera, e anche questa sera parliamo delle antiche tradizioni del territorio, proprio all'inizio della Settimana Santa, con l'Arciconfraternita della Santissima Trinità. Ne parliamo con Nino D'Anversa, buonasera Nino. Buonasera. E con Elio Graziani. Buonasera. Allora, mi sento un buon imbarazzo a stare al centro di questi due colossi dell'Arciconfraternita, perché militano in questa aggregazione davvero da tantissimi anni, hanno detto a microfoni spenti da una vita. Con loro andiamo a indagare tutte le curiosità legate ai riti della Settimana Santa Sulmonese, in particolare alla processione Venerdì Santo, lo stile di vita di un confratello, la preparazione, questi momenti salienti importantissimi per la città. Allora, Nino, dicevi da una vita, ma la prima volta quando sei entrato nella confratella? Se comincia a raccontare questa cosa, io sono entrato qua, mi ci portava mio zio, che io avevo 5-6 anni. Qua dietro c'era un giardino dove sta adesso la Cassa del Risparmio, e ci stava una fontana in mezzo, quelle basse, e là i sacristani ci mettevano la frutta, bottiglie di vino, di gazzosa. Allora si usava la gazzosa, e noi da bambini venivamo qua a mangiarci qualcosa che ci offrivano, perché tutti i ragazzi venivano qua dentro, e a noi ci portavano i nostri zii, che erano già sacristani d'onore. Per cui io ci sono nato a 50-60 metri dalla confraternita, per cui mi ci trovavo quasi dentro. E, all'età, e poi cominci a 12 anni, portavo il fanale, 2-3 anni portavo il fanale, poi sono stato a cantare pure un po' in mezzo al coro, poi a 16 anni uno fa la domanda per diventare sacrestano d'onore, e a 18 anni diventi sacrestano d'onore dopo 3 anni di aspirantato. Adesso l'aspirantato pare che non viene più calcolato, ma prima si calcolava il coro. Quindi a 18 anni sto qua, ce n'ho 81. Bene, hai invertito le cifre, però è come se ne avessi 18, perché li porti benissimo. Allora vedi, si comincia, si conosce tanta gente, il fanale, e poi si ambisce ovviamente a portare anche le statue, no? La Madonna in questo modo. Il sacrestano d'onore partecipa al sorteggio per i meriti che hai acquisito, e fai la quadriglia per cui si portano le statue. Elio, la tua storia invece in questa arciconfraternita? Io faccio parte di questa arciconfraternita dal 1965-66. Sono stato sempre assiduo in questa arciconfraternita, e niente. Oggi sono un benemerito, ho fatto tutto il tirocinio che dovevo, portare l'aspirantato, poi sacristano d'onore, portatore di fanale, ho fatto il mazziere, ho fatto tante di queste, tutto quello che... Non so se lei ha portato anche le statue della Dolorana. Ecco, allora chiediamo ai saggi della confraternita l'emozione di avere sulle proprie spalle Cristo morto, oppure la Vergine addolorata, nei giorni che rappresentano il centro della nostra fede. Sì, tantissima emozione, e cose bellissime. Cosa dire? Ricorderà scolpite nella sua memoria, no? Quegli anni dove ha... Sì, nel 1975 abbiamo fatto l'anno santo, io ho portato gli oggetti dell'arciconfraternita al Vaticano, e c'era allora il Papa Paolo VI,
abbiamo fatto una grandissima manifestazione. E... Ah, andiamo a vedere proprio lo stile di vita di un associato, no? Di un confratello dell'Arci, confratello arcisodalizio nella settimana santa. Si comincia la domenica con la ricorrenza delle palme, poi lunedì c'è questo momento molto sentito del sorteggio, no? Allora, come veniva vissuto? Il sorteggio? Beh, era la conclusione di tutto il lavoro che hai fatto durante l'anno e dei meriti acquisiti, come ho detto prima. Per cui una volta si sorteggiava singolarmente e, diciamo, le quadriglie le faceva il capo sacristano, le costruiva. Adesso non più, perché dal 1991, con l'avvento di un rettore nuovo, sono state formate, si formano le quadriglie ancora prima di fare il sorteggio, per cui si sorteggia una quadriglia, che c'è un capoquadriglia, un nome, e si mette nel bigliettino e si estrae. Estraendo quel nome estrai tutta la quadriglia. Mentre prima li doveva accoppiare, perché c'era una fase di preparazione forse più prolissima. Una preparazione diversa. E poi si aspettava chi usciva il tronco. Certo, allora il tronco era la... Chi usciva il tronco, dice. Boato poi della... Lo porti, allora ci stava il patteggio, cioè tu mi dai il tronco, io ti ridò il Cristo, ti ridò la dolorata, ti faccio fare il mazziere, insomma, tutte queste cose. Quello valeva chi usciva. Il tronco è un grande onore, Il singolo che l'ha sempre portato, e quello stava tranquillo. Il suo ricordo invece dei sorteggi? Il mio primo sorteggio è stato nel 1973. Che memoria! Beh, complimenti! Grazie. E, sì, la prima volta che ho portato, mi ricordo, ho portato il Cristo, poi c'è stato il cambio a... diciamo ai cordoni, come si diceva, parleremo, come sì. Si diceva una volta, e lì è veramente stata la cosa che sono stato più, l'emozione più grossa per me è stata quella, quando c'è stato quel cambio, c'è stato il bacio dei nostri confratelli di Santa Maria di Loreto. Diciamo che è un momento di fratellanza molto sentita, poi ne parleremo. Allora, i giorni che precedono proprio il Venerdì Santo e quindi l'uscita della processione del Cristo Morto organizzata da quest'arcisodalizio, martedì, mercoledì, giovedì Santo, come vengono vissuti questi giorni? Come erano vissuti? Perché credo che c'è una fase di preparazione. Ma più che altro sono argomenti che si fanno sempre, cioè sono ormai usuali. Il lunedì noi mettiamo la croce che si vede fuori la strada, un triangolo sopra la chiesa e più due stecche, e queste fanno l'illuminazione dalle 7 a mezzanotte. Poi la sera del lunedì si fa questo benedetto sorteggio, già preparato in anteprima. Il martedì invece è una giornata calma, non si fa niente. Il mercoledì invece bisogna pulire la chiesa dopo la messa delle 8:30, pulire la chiesa dai banchi e preparare il vuoto, e nel pomeriggio viene portato tutto il materiale che servono, i fanali, i globi, e si montano dentro la chiesa, si portano gli aggeggi delle bare, tutto ciò che riguarda la vestizione della Madonna, la preparazione delle statue. La preparazione vera e propria inizia il giovedì. Il giovedì santo, la vigilia. Non entra nessuno, ci sono solo quelli addetti alla preparazione, e siamo cinque, cioè quattro. Io, lui e l'altro due, Pino Colangelo. E facciamo questa preparazione. Il venerdì diciamo che la preparazione è finita. Bisogna essere pronti a vivere poi il momento. Noi mettiamo... C'è la messa dei fiori, non so se quel girotondo di fiori che sta intorno. È un rituale, c'è una tradizione sentita, no?
perché come la tradizione vuole, alle 3 il Cristo è morto. No? Da mezzogiorno alle 3 si fece buio, tutta la terra recita la scrittura, e poi c'è, il momento dove si ispira. Ecco, mentre ispirava noi mettiamo proprio alle 3. Noi, l'ultimo, sì, mettiamo sti fiori intorno alla barra intorno al Cristo. No? Ecco, diciamo un'altra cosa: una volta che è completata la processione, si rientra nella Chiesa Trinità, questi fiori che fine fanno? Vengono conservati? Ciascuno è il sacristan d'onore. Il sacristan d'onore, quando sono adesso 30, ne va uno ciascuno. Noi non, cioè non si fanno distinzioni, perché quelli poi sono. Perché mentre noi li mettiamo, loro li portano. E allora quando si rientra è giusto anche che vengano premiati in quel modo. Allora, vediamo qualche curiosità sulla preparazione delle statue, la Vergine Addolorata e del Cristo Morto. Ora non possiamo dire tutto perché ci sono i segreti, no? Legati. Si mette l'altare sopra, la balaustra, sopra un piedistallo di legno, e si comincia a mettere il manto, il velo, le stacce, quelle che si portano sulle spalle, il cuscinetto, poi si adagia il Cristo, diciamo, questo in parole povere, diciamo, all'ingrosso, però poi bisogna accomodarli, c'è quello che sa mettere il velo come pino, quello che sa mettere un'altra cosa. Diciamo che ognuno ha un suo compito specifico. Compito specifico, sia nel Cristo che nell'Addolorata. Certo. Che si ripete poi ogni anno. Si ripete perché sono sempre gli stessi. Più che è stato anche tramandato, credo, lungo il tempo. Sì, sì, noi veniamo da un insegnamento precedente a noi, insomma, mano a mano che crescevamo, ci è piaciuta questa, cioè devi avere anche la, come si dice, la passione di farle queste cose, perché devi prendere tempo, devi prendere tutto la possibile, perché devi dedicare parte della giornata, devi fare solo quello, anzi forse un'intera giornata. La settimana è dedicata esclusivamente alla preparazione, quindi si comincia la preparazione, se non si fa solo il giovedì. Abbiamo cominciato qualche mese fa a pulire i fanali, a pulire i globi, quelle palle di vetro, pulire le candele dalla cera della precedente processione e rimetterci quelle nuove, là c'è una molla con un. Queste preparazioni vengono fatte almeno un mese e mezzo prima, in modo che arrivi a oggi, per esempio, è tutto pronto, c'hai proprio, come si dice, ti sei liberato di un peso. Adesso noi mercoledì portiamo tutta questa roba e la montiamo in chiesa e facciamola, diciamo, allestimento. E si vede come è formata la chiesa. Certo, certo. Allora, Elio, parliamo con te ancora di un momento molto sentito, credo lo è oggi, ma lo è stato soprattutto nel passato, questo momento di conciliazione fra l'arciconfraternita e la confraternita di Santa Maria di Loreto, che si realizza sia nella processione Venerdì Santo con il cambio all'acquedotto medievale e poi il nuovo cambio ovviamente dinanzi alla chiesa della tomba, e poi credo sia un'emozione portare per i confratelli trinitari anche la Madonna che ha corso in piazza, è così? Beh sì, noi a questo ci teniamo e ci teniamo molto, che ci sia la compostezza di questi confratelli tombisti, diciamo. Beh, è un momento di rappacificazione, diciamo, storica. Beh sì, una volta c'era un certo di attrito tra l'arciconfraternita e la confraternita di Santa Maria di Loreto, però poi piano piano è andata sfociando questa cosa. Adesso fortunatamente c'è un bel clima di comunione. Sì. Voi anche siete schierati la domenica dinanzi alla Chiesa della Trinità, l'amministrazione, per accogliere il passaggio della processione che rientra nella Chiesa di Santa Maria della Tomba. Il cambio si fa a San Domenico, la domenica? Sì, il cambio si fa a San Domenico. E poi l'altro cambio si fa vicino alla Chiesa dell'Annunziata, cose bellissime. Tu hai portato anche la Madonna che corre la domenica? No, non faccio parte nel cambio, dico. No, la Madonna no.
No, la Madonna non l'ho portata, ho portato praticamente la statua del Cristo, ho fatto il macciere. Insomma, un grande ricordo. Allora noi vi ringraziamo perché insomma ci avete accompagnato, no, in questo excursus storico dell'Arciconfraternita, anche il pubblico che ci segue da casa, per mostrare lo stile di vita, che cosa fanno, come vivono i confratelli in questa grandissima settimana di un'importanza notevole per Sulmona. Quindi noi ringraziamo Nino. Grazie, grazie. Tanti auguri per questi giorni. Ci mancherebbe. Grazie a lei. E grazie Elio, auguri anche a te. Grazie a voi. Bene, grazie anche al pubblico che ci ha seguito da casa. Buona serata e viva la vita. Sempre ammesso che parlo.